L'allevamento dei bachi da seta. L'allevamento del bacco da seta è un'arte antica della Valle Seriana e sino alla metà del Novecento è stata uno dei capisaldi dell'economia locale. Il libro Caaler di Gianpietro Valoti, edito dal Centro Studi Valle Imagna, ricorda come nel 1930 in provincia di Bergamo si producessero oltre 2 milioni di chili di bozzoli. Un'attività andata progressivamente in disuso, surclassata in Valgandino come altrove dall'industria e dalle moderne fibre sintetiche. Allevare bachi da seta è abbastanza semplice, ma è una pratica a rischio estinzione. Innanzitutto serve uno spazio adeguato per i graticci su cui posizionare le uova, che diventano larve e successivamente bachi. Per nutrire i bachi sono necessarie le foglie di gelso, i murù in dialetto bergamasco. Ne divorano tantissime, quasi fossero cavalli. Quando crescono, nelle sale di allevamento si ode distintamente il loro ruminare. Il murù è tuttora elemento distintivo nel paesaggio della Valgandino, anche se le piante presenti sono ormai secolari e ridotte a poche centinaia. Quando spuntano i primi germogli di foglie di gelso, ecco nascere e crescere le larve. Uno sviluppo straordinario che avviene a tappe, separate l'una dall'altra da una muta, definita dormita oppure sonno. Nell'ultima fase i bachi salgono al bosco per creare il bozzolo, nel quale si trasformano in crisalide. L'evoluzione dei bachi è segno dei ritmi della natura, delle stagioni e della vita. Quando qualcuno aveva il sonno pesante, i nostri anziani dicevano dormisse alla quarta, proprio riferendosi alla muta del bacco. Il recupero della bachicoltura si fonda sulla necessità del mercato di reperire seta italiana di alta qualità, legata per esempio all'industria orafa o all'alta moda. Ci sono anche attività collaterali legate alla cosmesi, per la sericina, e all'industria alimentare. Dalle crisalidi si ricavano per esempio farine pregiatissime. La Valgandino è per la seta un luogo del cuore. Fra le vie del borgo medievale di Gandino c'è uno dei maggiori musei d'arte sacra in Europa, con tessuti e paramenti di altissimo valore ancora oggi utilizzati per le celebrazioni nella vicina monumentale basilica. Da non perdere, per esempio, la processione del Corpus Domini. A Leffe è invece attivo il Museo del Tessile, con macchinari funzionanti di ogni epoca, una sala didattica multimediale ed un piccolo allevamento di bachi da seta. È in funzione anche l'antico torcitoio della seta, attivo a Leffe sino al 1924. È dotato di un piccolo marchingegno denominato Zetto, frutto, 5 secoli fa, di un'idea di Leonardo da Vinci, illustrata nel Codice Forster. Come noto, le uova del bacco da seta si schiudono verso la tarda primavera e proprio nel momento in cui germogliano le foglie del gelso. A un certo punto, dopo circa un mesetto, smettono di mangiare le foglie del bacco e vogliono andare in alto. Da noi si dice va al bosco e lì incominciano a emettere una sericina che è della seta mista con un prodotto, con una sostanza che incolla, creano il loro ambiente naturale dove aggrapparsi e poi iniziano a deporre la seta. Depongono intorno ai 1500 metri di seta.
All'interno, come sappiamo, il baco da seta, il baco si trasforma, diventa crisalide e poi farfalla. Quando la farfalla è pronta, fa un foro nel bozzolo ed esce la farfalla. Noi come tessili utilizziamo i bozzoli per fare la trattura della seta. Questa trattura viene fatta mettendo i bozzoli dentro nelle bacinelle di acqua bollente e poi con un ramo di saggina si prende l'inizio, il capo del bozzolo e mettendo insieme diversi filamenti si va a ottenere il filo che poi verrà utilizzato in tessitura. Solo che questo filo non va bene così com'è, bisogna togliergli la colla che c'è su e poi torcerlo in modo che sia pronto per la tessitura. Per la torcitura si usano delle macchine molto alte che si chiamano torcitoio della seta. Sono macchine alte intorno ai 12-13 metri, venivano mosse qui all'EFE da una ruota ad acqua che faceva funzionare tutte le macchine che c'erano all'interno del filatoio. Qua all'interno del Museo del Tessile di Leffe abbiamo un esemplare di torcitoio della seta. Questo esemplare è alto circa 3 metri, ma in realtà era alto 4 piani, cioè 4 volte questo qui. E nel filatoio di Leffe c'erano addirittura due macchine e servivano uno a torcere in direzione S e l'altro Z per poter fare il ritorto. La lavorazione della torcitura della seta, oltre a essere importante per le fasi di tessitura, permettevano anche di fare brillare meglio il filo in modo che rifrangesse, essendo la seta lucida, in modo che brillasse di più il tessuto finale. Mi sono cimentato nell'allevamento di vacchi da seta e nonostante sembra una cosa semplice, invece c'è da lavorare parecchio e ci vogliono diverse accortezze per avere un allevamento poi diciamo redditizio. Dalle uova che si schiudono a una temperatura più o meno di 20 gradi per una quindicina di giorni mantenuti quella temperatura e ovviamente vanno messe diciamo in incubazione il periodo quando c'è la foglia sul gesso, quando inizia a spuntare la foglia sul gesso, le piccole foglie in quel periodo vanno messe in incubazione e da lì dopo 13 giorni iniziano a schiudersi le ovature. I piccoli bacolini hanno bisogno subito di mangiare, si cerca di farli uscire tutti regolari, così parte l'allevamento, parte tutto omogeneo e si comincia a dargli le foglie tritate, tagliate molto fini. I bachi mangiano per 3 giorni, dormono un giorno, poi rimangiano ancora, lasciano indietro la muta, mangiano altri 3 giorni, dormono un giorno, così per 4 volte, fino al quarto sonno, che si chiama, si dice anche in bergamasco, uno che dorme dalla quarta, praticamente il quarto sonno del baco. Da lì, quando si svegliano dal quarto sonno, fanno 10 giorni consecutivi a mangiare, dove bisogna essere proprio presenti con le foglie di gerso, perché lì ce ne vogliono quantità. All'inizio invece, quando sono molto piccoli, basta poco, basta qualche manciata di foglia e crescono. A un certo punto dell'allevamento, quando iniziano a mangiare così, che partono praticamente da un bacolino che è un millimetro, arrivano 8 centimetri di bruco, e, come si può vedere. A quel punto lì, per esempio con l'allevamento, io andavo a raccogliere 60 kg di foglia al giorno. Per raccogliere 60 kg di foglia al giorno ci vogliono 6 ore di lavoro. Poi c'è da mangiare, facevo due pasti a mezzogiorno e a mezzanotte. E altri 2 ore a mezzogiorno e altri 2 ore a mezzanotte per poter sfamare i bacchi. E la cosa interessante è che comunque loro fanno tutto da soli, nel senso che quando sono pieni, che sono saturi della loro bava, diciamo, vanno a cercare per fare il bozzolo da qualche parte. Nell'allevamento si va a mettere o dei rami naturali o delle raggiere di plastica, dove loro vanno poi a trovare il loro posto ideale per fare il bozzolo.
il bozzolo ci vuole circa 3 giorni a filarlo, loro si chiudono all'interno e poi da lì parte la metamorfosi, che dovrebbero diventare farfalle. E c'è un tempo 10-12 giorni per la schiusa della farfalla, che potrebbe poi aprire il bozzolo e uscire. Questo non si fa, nel senso che bisogna fermare tutto prima per evitare di rovinare la seta, il bozzolo, per riuscire poi a fare ancora la trattura del filo. Per quanto riguarda l'allevamento, va sempre tenuto una temperatura costante dai 20-22 gradi per tutto il periodo, che dura circa 33 giorni. E invece per quanto riguarda le foglie, bisogna comunque dargli sempre le foglie fresche, mai bagnate, perché bagnate fanno morire praticamente gli animaletti. Alla fine dell'allevamento, quando i bozzoli sono completati tutti o più o meno, bisogna raccogliere tutti i bozzoli, farli essiccare in un essiccatoio abbastanza, diciamo, importante, tra virgolette, perché bisogna fare un'essiccatura 2 ore a 90 gradi, 2 ore a 80, 2 ore a 70, e poi lasciare andare l'essiccatoio a raffreddarsi, e lì abbiamo una seta perfettamente asciugata e pronta, diciamo, da filare. All'interno del bozzolo c'è comunque la crisalide, che comunque può essere utilizzata per farina ad uso umano.